diagonale vincente firmato da Emanuele Vignato. L'ex talento di Chievo Verona e Bologna regala un punto d'oro all'Empoli di Paolo Zanetti. Un 2-2 incredibile questo pomeriggio al Castellani tra l'Empoli di Paolo Zanetti e lo Spezia di Luca Gotti. Il primo anticipo del sabato dedicato alla 22esima giornata del nostro amato campionato, della nostra amata Serie A. La terza giornata del girone di ritorno che si è aperta ieri sera con il successo di misura, con la vittoria ritrovata dopo due pareggi e tre sconfitte consecutive per il Diavolo, per il Milan di Stefano Pioli, grazie al colpo di testa vincente firmato da Olivier Giroud sull'assist di un ritrovato Theo Hernandez. Vittoria che ha proiettato i rossoneri nuovamente all'interno della zona Champions League, attesa però la risposta nel primo pomeriggio, in questo pomeriggio dedicato al sabato della 22esima giornata da parte della Roma di José Mourinho alla Via del Mare contro il Lecce di Marco Baroni, e questa sera big match allo Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Quindi emozioni, gol che potrebbero comunque arrivare in quel dell'Olimpico tra biancocelesti e orobici. Gol, spettacolo, tante emozioni al Castellani in questo primo anticipo del sabato. Un pareggio che ha ricordato in maniera opposta, in maniera inversa, il pareggio 2-2 qui al Castellani due settimane fa tra Empoli e Torino, dal doppio vantaggio per i padroni di casa nel corso di un primo tempo quasi perfetto fino alla firma, ormai al classico gol dell'ex firmato dal centrocampista Samuele Ricci prima del sinistro in buca d'angolo di Antonio Sanabria. Dal doppio vantaggio ospite firmato con la doppietta, i gol ritrovati da parte di Daniele Verde, 6 gol alla prima stagione in Serie A sotto la gestione tecnica di Vincenzo Italiano, migliorato lo scorso anno sotto la gestione tecnica di Thiago Motta con 8 centri nella seconda stagione della massima serie. Arrivano i primi due gol in questo campionato, non segnava dallo scorso maggio, ma c'è da raccontare una finale incredibile in cui al minuto numero 94 il diagonale vincente dopo un'azione insistita firmato da Emanuele Vignato, il colpo vincente all'interno del cuore dell'area di rigore di Nicolò Cambiaghi per il secondo gol in Serie A per l'ex centravanti di Reggiana e Pordenone dopo la prodezza firmata da Daniele Verde alla mezz'ora del corso del primo tempo. Alle due espulsioni che hanno caratterizzato l'anticipo della Castellani, dal rosso diretto a Fabiano Parisi per il tocco di mano all'interno dell'area di rigore sulla spizzata di Wisniewski dagli sviluppi di un corner, con Antonio Giua che viene richiamato al VAR, sembra un intervento pulito a prima impressione, c'è il tocco di mano invece di Fabiano Parisi che viene espulso con un cartellino rosso diretto per il terzino, per un punto cardine della formazione di Paolo Zanetti, che rimane in 10, calcio di rigore affidato al sinistro di Daniele Verde, grande riflesso ancora una volta di un insuperabile dopo le tre parate all'interno di 5 secondi allo Stadio Olimpico, dopo i tantissimi interventi in questa stagione, lo scorso anno, ma anche comunque alle prime partite con la maglia della Cagliari, Guglielmo Vicario si supera anche in questa occasione, doppio intervento sia sul calcio di rigore sia sulla respinta.
ma Giua fa ripetere e al secondo tentativo non sbaglia. Primo gol nel campionato per Daniele Verde. Intuisce comunque un incredibile, un irreale Guglielmo Vicario. Il gol che sblocca il match. Passano 5 minuti. Verde riceve al limite dell'area di rigore, anche forse qualche metro indietro. Fa partire un sinistro bellissimo, bellissimo. Cosa si è inventato l'ex talento della primavera giallorossa dopo un girovagare all'interno di mezza Europa? Ha trovato un po' anche di tranquillità personale in quella di La Spezia, con la terza stagione consecutiva con la maglia degli Aquiloti. Dopo le 6 reti alla prima stagione, le 8 alla seconda, finalmente i primi 2 gol in questo campionato per l'ex talento della primavera giallorossa. 2-0 alla mezz'ora, partita che sembra comunque in controllo per la formazione di Luca Gotti, ma non è così perché all'inizio ripresa arriva il secondo giallo per Salvatore Esposito. Quindi rimangono anche i Liguri, anche gli ospiti in 10 uomini: da una parte l'espulsione di Fabiano Parisi, dall'altra quella di Salvatore Esposito. La partita cambia completamente di regime, di intensità nei secondi 45 minuti, con l'occasione per Ciccio Caputo. Grande riflesso da parte di Drongoski dagli sviluppi di un corner, l'errore clamoroso di Shomurodov sull'asse tra Reza e lo stesso ex attaccante giallorosso del Grifone. Grande chance anche per Amian. 2 gol sbagliati, gol sbagliato, gol subito. La legge non scritta più famosa del gioco del calcio. Il gol di Nicolò Cambiaghi, grazie all'errore, alla leggerezza da parte di Wisniewski, pallone rubato da un combattivo Ciccio Caputo che mette in mezzo per l'ex Pordenone e Reggiana che non sbaglia. E riapre le speranze per la formazione di Paolo Zanetti. Mancano circa 20 minuti. L'Empoli si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Pareggio che poi arriva nella finale, proprio agli sgoccioli, dopo un lancio lungo di Marin a cercare Cambiaghi, a cercare lo stesso Satriano all'interno dell'area piccola. Il tentativo mulato da parte di Cacace arriva sul secondo palo con tanta coordinazione, con tanta bravura e qualità. Emmanuel Vignato, terzo gol in Serie A a quasi 4 anni dal primo centro. Era il 20 aprile del 2019. Chievo Verona, Lazio 2-1. Poi il gol nella finale a San Siro contro l'Inter. Il terzo gol, il più importante in carriera per l'ex talento di Chievo Verona e Bologna, a regalare un punto insperato all'Empoli di Paolo Zanetti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!